Mandorlini, a quel punto, quando mancavano pochi secondi al termine della partita, stavate già pregustando la vittoria, invece poi è arrivato questo gol di Mancuso, però in virtù del secondo tempo che almeno noi abbiamo visto dalla tribuna, è questo tutto sommato un pareggio giusto, è d'accordo? Ma visto dalla vostra parte sicuramente per voi va bene, per noi no, che comunque a 10 secondi alla fine eravamo in vantaggio, abbiamo sbagliato diverse volte per fare il 2-0, poi è chiaro che nel momento in cui ci siamo alzati, quindi non sembravamo più, abbiamo subito poco, perché sono tutti cross, però insomma di pericolosità il portiere non ha fatto una parata, abbiamo preso proprio gol in una leggerezza, 10 secondi, quindi da di tutto. Voi potete dire che il pareggio è giusto, io credo che il pareggio non era giusto perché siamo fino a 10-20 secondi eravamo in vantaggio, quindi magari a ranghi contrari avreste pensato la stessa cosa, quindi è andata così e accettiamo serenamente con un po' di rammarico perché insomma mancavano 20 secondi e oggettivamente era fatta. Beh, ma voi parlate sempre dalla vostra parte, ma oggettivamente eravamo in vantaggio a 10 secondi, quindi oggettivamente era finita, però il Pescara è una buona squadra, è una squadra che comunque davanti in mezzo ha mantenuto l'ossatura, è una squadra, anche lo scorso anno mi sembra che abbiamo cambiato dai nuovi all'inizio, c'erano 3-4 giocatori, noi abbiamo cambiato 8 giocatori dall'inizio, 9 con quelli che sono entrati, quindi io sapevo che il Pescara sarà una squadra importante in questo campionato perché ha delle qualità e le abbiamo viste oggi, quindi non è che sta a dire giusto il pareggio o sbagliato, la Pescara è una buona squadra, forte squadra, davanti e in mezzo è una squadra sicuramente una delle più attrezzate, quindi noi sapevamo, abbiamo fatto una partita di sacrificio perché loro hanno delle qualità migliori delle nostre in certi aspetti, ma a 10 secondi alla fine vincevamo noi e avremmo ben preso questa vittoria. Lo avevamo chiesto qualche minuto fa anche a Pillon, una gara però un po' dai due volti, perché nel primo tempo sicuramente avevate fatto più voi, nella ripresa, almeno sul piano del gioco, il Pescara si è fatto preferire. D'accordo su questa analisi? Sì, ma va bene tutto, il calcio va bene tutto, è quello che conta è il risultato, quindi voi siete più contenti di noi oggi, anche se il pareggio è uguale, quindi va bene così. Ma sai, dopo il secondo tempo, nel momento top credo, della gara, abbiamo perso forse il nostro fulcro, il giocatore, come se il Pescara avesse perso Brugman. Quindi abbiamo perso un po' le geometrie, il giocatore dei tempi, e abbiamo messo un po', è chiaro che il Pescara lì ha preso il sopravvento, però poi ci siamo rimessi a posto e sinceramente è una partita molto combattuta, però ripeto, rimane il fatto che mancava poco, vabbè, è andata così, contenti voi e contentini noi, diciamo così. Un'ultima cosa, Mandorlini, sull'azione della doppia espulsione, c'è stato quella chiamiamola gomitata di Greco, quella botta a Marras, Greco rosso diretto, secondo cartellino giallo invece per Marras, secondo lei c'era il secondo giallo per il giocatore del Pescara, perché è sembrata un po' una decisione un po' severa del direttore di gara? Ma è a senso unico questa intervista? No, noi chiediamo, le chiediamo quello che vediamo dalla tribuna. Io ho visto che mi sono arrabbiato col mio giocatore perché ha sbracciato, quindi sicuramente è rosso diretto, però era già da ammonizione. Lì, se io non sbraccio, lui prende l'ammonizione, noi restiamo in 11 e loro rimangono in 10. È andata così perché il calcio è fatto di questi aspetti, quindi noi abbiamo fatto il nostro errore e l'abbiamo pagato perché lì potevamo, visto che ormai lo stava trattenendo, avrebbe preso il secondo giallo, lui ha sbracciato sbagliando e io mi sono arrabbiato molto e ci ha costretto a stare in inferiorità, in parità numerica quando poteva cambiare. Ecco, il bello e il brutto del calcio è quello, in pochi istanti poteva cambiare la partita, in superiorità forse sarebbero stati a parlare di un'altra partita, invece abbiamo sofferto perché abbiamo perso il giocatore importante. E voi comunque siete una squadra, ripeto, importante, mantenendo sempre i tre centrocampisti che credo che sia il fulcro di questa squadra e non avete cambiato l'assetto della gestione della palla. Noi abbiamo dovuto cambiarlo e quindi lì è cambiata un po' la partita, però con tutte queste difficoltà eravamo arrivati quasi al traguardo, però finché non ce l'ha in pugno non puoi dire, quindi il Pescara ha meritato negli ultimi istanti questa situazione.